5.582 sono i posti disponibili già andati a Ruba per quello che è il concerto più atteso di questa stagione barese. 5.582 le persone che questa sera assisteranno al concerto dei Maneskin, la band del pop rock italiano attesissima qui a Bari, al Pala Florio, che mancava dalla città di Bari dal 2019. È così che la città si prepara a questo evento. Fin dalla serata di ieri tantissimi presidi di sicurezza, ma anche la regolamentazione al traffico, e quest'oggi fin dalle 4 del mattino tantissimi coloro che hanno deciso di darsi appuntamento per vivere anche l'attesa come un vero evento. Sono qui dalle 8.45 circa, sono sceso ieri sera da Urbino nelle Marche perché faccio lì l'università. Allora, io vengo da Foggia ma sono a Roma, quindi sono scesa da Roma. Mi piace molto il fatto che siano italiani ma cantano in inglese come faccio io, quindi mi piace molto questa cosa. I Maneskin sono anche uno stile nel modo di vestire e di vivere, vero? Sì, decisamente. Tutta una cultura unisce generazioni diverse, infatti è stupendo seguirli anche per questo. È la prima volta che li vedi? Sì, la prima volta, e anche per la prima volta il mio concerto in tutta la mia vita, per cui è ancora più grande l'emozione. Chi è il vostro o la vostra preferita? Victoria è nel mio cuore, ha un posticino speciale, però anche Ethan da batterista devo dire che lo adoro. E invece qui abbiamo uno striscione, diciamo un piccolo cartello, che cosa ci racconta? Che come Victoria preferisce le hot chicks, noi preferiamo la focaccia. Tu sei membro del fan club dei Maneskin, fan club che si è costituito fin dalla prima apparizione in audizione dei Maneskin. Il fan club è nato, possiamo dire, letteralmente con i ragazzi stessi sin dalla prima audizione. C'è stata questa intuizione di voler scommettere su questa band giovanissima. Apertura dei cancelli alle ore 18 e alle ore 21 inizia lo show. I know you, 10 star, all chicken. Ma la sai, prefer la focaccia!